Amici carissimi, buon pomeriggio dal Miramare, un eccezionale derby per Manfredonia TV, un derby storico fra due squadre di prima categoria. Ore 14:30 sta per iniziare quella che è la partita più importante dell'undicesima giornata del campionato di prima categoria. Eccezionalmente giochiamo fuori casa, sì, perché il Miramare in questa occasione è stadio ospite, stadio che ospita la formazione del Manfredonia Calcio. Ma dall'altra parte c'è un'altra formazione di Manfredonia, l'FC Manfredonia Football Club, una società che svolge da 3 anni attività qui a Manfredonia, iniziale come Santum Nicandrum, poi come Manfredonia Football Club. Si tratta di due squadre che sono composte prevalentemente da calciatori che hanno giocato spesso assieme, calciatori amici, quindi non si tratta di un derby in cui c'è antagonismo, ci potrebbe essere anche cattiveria, no, sarà un derby in cui c'è tanta amicizia fra i giocatori delle due squadre. E adesso sono al centro del campo Pasquale Trotta e Antonio Simone, due che hanno giocato nel Manfredonia nell'anno in cui il Manfredonia ha fatto il grosso salto dalla serie eccellenza fino alla serie D. Antonio Simone e Pasquale Trotta si stanno portando presso lo spazio presidiato dalla tifoseria Ultras per rendere omaggio a Michele Ublek, un tifoso del Manfredonia che nel 2016, il 26 novembre del 2016, purtroppo ci ha lasciato. Antonio Castriotta, Vincenzo Di Staso a commentare questo derby storico. Antonio, delle impressioni, soprattutto nel momento stesso in cui stiamo per osservare un minuto di raccoglimento. Beh, certamente sì, direi che è davvero un derby storico, perché già mai nella lunga storia del Manfredonia Calcio, quindi 85 anni di storia, il Manfredonia aveva incontrato in un derby, quindi in una partita ufficiale, in questo caso di prima categoria, un'altra squadra dello stesso paese. Beh, abbiamo visto, probabilmente la diretta ancora non era in essere, abbiamo visto uno scambio di saluti tra i due mister, da una parte per l'FC Luigi Renis e dall'altra Luigi Agnelli per il Manfredonia Calcio 1932, a testimonianza del fatto che veramente c'è tanta amicizia tra le due squadre. Ecco Vincenzo, siamo partiti, ti cedo il microfono. Grazie Antonio, cedi il microfono per questo iniziale commento, poi ovviamente commenteremo assieme sia dal lato tecnico che dal lato cronologico per una vera e propria radiocronaca. Vorrei giusto correggere: Michele Ublek ci ha lasciato nel 2012, il 26 novembre del 2012, nella foga dell'annuncio mi è scappato questo 2016 che in effetti non è. E passiamo subito a leggere le formazioni che sono scese in campo, le leggiamo una ciascuno. Antonio? Sì, certamente sì, allora inizia tu Vincenzo. Sì, la squadra di casa, l'FC, entra in campo, anzi è scesa in campo con Valente Lorito, Matteo Lauriola, Castigliego, Vitulano, Paglione, Michele Lauriola, Spagnuolo, Accarrino, Simone e Ognissanti. Risponde l'MF 1932. Sì, l'MF 1932 scende in campo con Cirbe, Granatiero, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Cicerelli, Santoro, Recchia e Stoppiello. Recchia e Stoppiello. Poi per quanto riguarda le panchine a disposizione di mister Renis, Ciuffrida, Cianandrone, De Filippo, Percic, Santoro, Di Giuseppe, Trotta, Principe, Spadaccino, mentre dall'altra parte abbiamo Lioce, Monaco, Rubino, Lupoli, Conticelli, Pipoli, Oliviero, Esposto e Fatone. Bene, io direi di iniziare, siamo al primo minuto di gioco, ovviamente siamo sullo 0-0, c'è una prima azione di attacco che viene portata avanti dalla formazione dell'FC, una prima azione con uno scatto che c'è stato in avanti da parte di Ognissanti, il quale non è riuscito a raggiungere il pallone. Adesso è Ola che
trattiene la sfera e quindi inizia a organizzare una propria azione di gioco per il Manfredonia. Giusto per distinguerle, le due squadre, diremo Manfredonia FC e MF 32 per parlare del Manfredonia Calcio. Quindi l'MF è in avanti in questo momento con un lancio lungo sulla destra da parte di Laboragine, è riuscito a trovare libero il compagno di squadra Recchia, poi Recchia ha lasciato all'indietro per un primo intervento di testa, un tentativo in avanti di Santoro, ma interviene il portiere Valente, c'è stato fallo sul portiere, è intervenuto il direttore di gara, Valente adesso è a terra, quindi un primo intervento, un tentativo a rete da parte di Santoro con Valente che è intervenuto e ha fermato la corsa dell'attaccante del Manfredonia. Manfredonia e Football Club stanno pareggiando per 0-0, undicesima giornata del campionato di prima categoria, effettivamente come dicevi poc'anzi Antonio, un derby storico, anche se dal punto di vista storico ci sono stati tanti derby in prima categoria e in seconda categoria fra le vecchie compagini dell'Atletico Manfredonia e del gruppo sportivo Castriotta, quando hanno militato sia in seconda categoria che in prima categoria. È storico perché è il primo derby fra due squadre che portano il nome, la ragione sociale Manfredonia, differentemente dalle precedenti dispute che sono state fatte, realizzate tra il gruppo sportivo Castriotta e la vecchia società della S Atletico Manfredonia, e poi ci sono storicamente anche derby con la compagine della Polisportiva Salvemini quando ha militato nel campionato di prima categoria e anche nel campionato di seconda categoria. Inoltre, per quel che riguarda la Coppa Italia, dobbiamo ricordare un derby fra Salvemini e Manfredonia Calcio quando la Salvemini disputava il campionato di promozione e il Manfredonia Calcio il campionato di eccellenza, questo giusto per rinverdire alcuni cenni sulla storia del calcio a Manfredonia. Per quanto riguarda la partita, in questo momento c'è stato un fallo commesso nei confronti di un calciatore del Manfredonia, esattamente di Trotta, per cui si tratta di Stoppiello, per cui c'è da battere un calcio di punizione, è intervenuto il direttore di gara per la battuta di questo calcio di punizione. Laboragine per la punizione, mentre Antonio, da te vorrei un commento su questo silenzio assordante che stiamo notando qui al Miramare. Beh, dispiace davvero vedere lo stadio che, ecco, adesso è passato in vantaggio il Manfredonia Calcio 1932. E c'è stato un autogol di Accarino, quindi su questa punizione che è stata battuta da Laboragine, e quindi Accarino di testa purtroppo ha colpito male la sfera che si è insaccata, diciamo, alle spalle dell'estremo difensore Valente per il vantaggio del Manfredonia Calcio quando siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo. FC 0 Manfredonia Calcio 1932-1. Dicevo, Vincenzo, sì, c'è un silenzio assordante, manca la tifoseria organizzata, avremmo voluto ovviamente vedere lo stadio pieno ad incitare entrambe le squadre per questo derby storico e direi anche un derby dell'amicizia, ma gli spalti non sono, diciamo, troppo pieni, quindi ci si aspettava qualche presenza in più, ma evidentemente anche la diretta streaming sul canale Manfredonia TV, sul sito manfredoniatv.it, evidentemente avrà indotto qualcuno a restarsene a casa e a guardarsi la partita comodamente da casa. Ma c'è stata anche qualche polemica, Vincenzo, sul problema che è stato imposto il pagamento del biglietto da parte dell'FC per 3 euro che sino a questo momento del campionato non si era mai pagato. Sì, polemiche che ovviamente non commentiamo, abbiamo giusto dato la notizia di cronaca e basta, poi chiaramente ognuno fa le sue scelte. È un peccato comunque che non viene
vista questa partita da tanti spettatori come ci si aspettava. Intanto, come detto, al quinto minuto c'è stato questo incidente di percorso da parte di Iaccarino, che di testa è svettato su tutti e ha praticamente spiazzato il portiere Valente, infilando il pallone nella propria porta, mentre adesso c'è un altro tentativo in avanti portato da Simone. Il pallone comunque è concesso al Manfredonia per l'intervento del direttore di gara e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Manfredonia. Siamo giunti esattamente al settimo minuto con il Manfredonia 1932 in vantaggio per 1-0, già sbloccato il risultato. Una partita che a questo punto si presenta, come anzidetto, molto molto sottotono, cioè dal lato amichevole senz'altro, ma con un Manfredonia che avrà certamente più interesse a vincere la partita, visto che ha l'obiettivo di mantenere la zona alta della classifica, e l'FC che cercherà ovviamente di limitare i danni, rispetto al Manfredonia, che dal lato tecnico senz'altro è superiore rispetto alla squadra allenata da Renis, ma ci aspettiamo comunque anche dalla squadra allenata da Renis buone cose in questa partita, quantomeno per onorare il calcio e senz'altro per regalare ai tifosi presenti, che nel frattempo stanno arrivando, qualcuno in più è arrivato, c'è il solito stendardo bianco-azzurro, bianco-celeste che viene esposto da un tifoso, lo abbiamo notato anche nelle partite esterne, da quando purtroppo la tifoseria della gradinata est non sta facendo più sentire i propri cori, ma ovviamente speriamo che questo venga al più presto ripristinato. Intanto si gioca nella zona centrale del campo, il Manfredonia 1932 ha tentato un ulteriore affondo, poi il pallone è terminato dall'altra parte del campo al portiere Ciribe, il quale adesso si occupa di studiare la propria posizione in campo, non solo per se stesso ma anche per i compagni di squadra, e quindi per imbastire una ulteriore azione offensiva. Azione offensiva che parte da Ola, poi il pallone va alla Boraggine, il compagno di squadra è Cicerelli che recupera la sfera e lancia in avanti sulla destra Recchia, il quale viene anticipato da Valente. Senza mordente, Antonio, questa partita. Sì, fino a questo momento non l'abbiamo visto, chiaramente ha fatto eccezione per l'autorete sfortunata da parte di Iaccarino, azione degna di nota. E il Manfredonia fino a questo momento non si è reso pericoloso, il Manfredonia calcio 1932, tantomeno neanche l'FC, quindi è una fase di studio tra le due squadre, è un gioco diciamo lento. Adesso abbiamo visto il numero 7, l'Auriola Michelino, che ha cercato di mettere questa palla al centro dell'area di rigore ma l'ha svirgolata e pertanto il pallone è finito oltre la linea di fondo per la rimessa in gioco da parte di Ciribe, che avviene in questo momento per Ola. Quindi è una partita a ritmi bassi, certamente è una fase di studio e vedremo nel proseguo, certamente si velocizzerà anche la manovra di gioco e speriamo di vedere un calcio più apprezzabile. Sì, un calcio più apprezzabile. Intanto riparte Trotta per il Manfredonia, il capitano della Manfredonia 1932 ha tentato un'ulteriore sortita in avanti, non è riuscita, poi è intervenuto il direttore di gara, ha concesso un calcio di punizione in favore del Manfredonia, Manfredonia che guida una ulteriore azione con Stoppiello in avanti, sbaglia il passaggio Stoppiello, il pallone perviene ad Ola, il quale poi passa al compagno di squadra Laboraggine, Laboraggine prova il lancio a sinistra per Pasquale Trotta, il quale entra in area di rigore, recupera la sfera, prova un passaggio all'indietro per la corrente Simone, il pallone poi termina fuori dal rettangolo di gioco per una rimessa laterale in favore
della compagine dell'FC, anzi si tratta di un calcio di punizione comandato dal direttore di gara, quindi per l'FC che gioca in tenuta gialla con i bordi bianco-azzurri al centro della maglia, mentre il Manfredonia Calcio è con la divisa tradizionale bianca e celeste a bande verticali. Ancora il Manfredonia a recuperare palla, poi l'FC che riesce ad incunearsi adesso con Lauriola, Michele Lauriola, che ha provato un tentativo per svincolarsi, poi il pallone è stato passato a un compagno di squadra, il passaggio, il tiro verso la porta del portiere Ciribe e il portiere del Manfredonia che è intervenuto, e quindi riparte il Manfredonia. Riparte il Manfredonia quando siamo giunti al 12° minuto di gioco. Ricordo che siete collegati con Manfredonia TV, questa partita viene trasmessa in diretta streaming. Pasquale Trotta che trova ostacolo nel proprio compagno di squadra Stoppiello, poi Ola è costretto al passaggio all'indietro di testa al compagno di squadra, al portiere Ciribe, riparte adesso ancora la squadra allenata da mister Agnelli, il pallone staziona nella zona di campo del Manfredonia, poi al piccolo trotto per Daniel Ola, ancora per il Manfredonia, un tentativo di passaggio a sinistra per Trotta, non riesce, ma il pallone è recuperato adesso dall'estremo difensore Valente per l'FC, il quale fa ripartire i propri compagni di squadra. Il passaggio a Castigliego che giostra nella zona centrale del campo, poi il pallone a sinistra per Ognissanti, ancora Simone, poi il passaggio di Antonio Simone per il compagno di squadra Lauriola, non riesce invece ad intervenire ulteriormente l'FC con Lauriola che corre in avanti, Michele Lauriola, un bel gioco da parte di questo Folletto che effettivamente manifesta di avere molta classe in campo, un bel giocatore che indossa la maglia della formazione dell'FC Manfredonia e che sicuramente avrà molto da dire nel prosieguo di questo campionato e anche per i prossimi campionati. Un bel talento questo Lauriola, Antonio. Sì, è un calciatore peperino, dico io, Vincenzo, è un 2000 se non erro, quindi è piccoletto, ma è un giocatore che gioca bene la palla con i piedi, è veloce, rapido e si è già messo in mostra in questa stagione sportiva segnando anche dei gol di pregevole fattura, pertanto certamente questo avrà modo di evidenziare ulteriormente le sue qualità tecniche nel proseguo del campionato, e siamo contenti che ogni tanto ci siano anche dei calciatori prodotti qui a Manfredonia che si mettono in evidenza e speriamo che possano poi avere una carriera importante. Carriera importante, intanto ricordo il Manfredonia ancora in vantaggio per 1-0, il pallone stava per terminare in porta, poi c'è stata un'deviazione ulteriore all'ultimo momento e quindi un calcio d'angolo ancora per l'MF 1932 alla battuta Recchia per i Sipontini, atteso che entrambe le squadre sono Sipontine, ma adesso è ancora il Manfredonia a portarsi in avanti. Ancora un tentativo e l'intervento di Valente dopo il tiro di Laboraggine, l'intervento con un colpo di testa di Santoro e l'intervento del portiere Valente che ha deviato in calcio d'angolo. Anche questa è una buona azione che c'è stata da parte del Manfredonia. Siamo giunti al 15° minuto, il Manfredonia Calcio è in vantaggio e un gol adesso realizzato da Daniel Ola esattamente al 15° minuto. Ola per il Manfredonia Calcio, porta a 2 le realizzazioni per la squadra del Manfredonia Calcio 1932, quindi il risultato al momento è di FC 0 MF 1932 2.
Beh, 15 minuti di gioco, due gol, uno su autorete segnato da Accarino, autorete sfortunata purtroppo, e Dola ha lasciato il segno su questa partita. In realtà lo sta facendo da diverse partite, sappiamo che è un calciatore strutturato ed è molto ma molto temibile sui calci piazzati, sulle palle inattive, ed ogni qualvolta vengono battuti o calci di punizione laterali o calci d'angolo dalle retrovie si porta nell'area di rigore, puntualmente di testa riesce ad incornare il più alto di tutti e quindi è riuscito a segnare questo secondo gol. Quindi Manfredonia 1932-2 FC 0. Sì, grazie Antonio. Intanto riprendiamo con la descrizione della partita. Siamo giunti al 16° minuto, il Manfredonia adesso è costretto sulla difensiva, l'FC ha tentato ancora con l'Oriola di portarsi in avanti, non è riuscita la squadra allenata da Renis, e adesso si impossessa ancora il Manfredonia Calcio del pallone, si impossessa per un tentativo di passaggio a Santoro che è colto in posizione di fuorigioco. Antonio, c'era il fuorigioco? Sì, sì, l'arbitro ha ben visto, era un fuorigioco diciamo di 20 centimetri, però è stato bravo l'arbitro a rilevare la posizione e sanzionare chiaramente la posizione assegnando un calcio di punizione indiretto all'FC che è stato battuto. Adesso l'FC sta manovrando dall'altra parte del terreno di gioco, ma il pallone è uscito fuori e quindi sarà battuta nella rimessa laterale appena battuta dal Manfredonia Calcio 1932, indietro per Sementino che passa il pallone ad Ola per la Boragine, ancora il pallone per Ola, in avanti sul lato sinistro del terreno di gioco per Pasquale Trotta che un passaggio lungo in avanti per Stoppiello, cerca di controllare il pallone, vi riesce ma insomma recupera l'FC, quindi chiedeva probabilmente l'assegnazione di un fallo di gioco Stoppiello, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Ancora il Manfredonia Calcio in possesso del pallone, in avanti per Ciccarelli che tira al volo e questo pallone lambisce il palo. Adesso era quindi appena battuto il calcio di invio da parte del portiere, in possesso del pallone l'FC che manovra sulla parte laterale del terreno di gioco, in avanti per Castigliego, ancora Castigliego in possesso del pallone, indietro recupera il pallone Santoro per Ciccarelli che lo appoggia alla Boragine, ancora alla Boragine, scambio tra i due, indietro per Sementino per Ola, ancora per Ciccarelli, indietro per Sementino, triangolazione tra i tre, ma adesso lancio lungo in avanti per Simone, ma viene intercettato il lancio da Lorito, vecchia conoscenza del Manfredonia Calcio 1932. Adesso è battuto alla rimessa laterale da Simone, è in possesso del pallone Manfredonia Calcio, ancora indietro per Ola che scambia con Sementino, si imposta l'azione sempre dalle retrovie, adesso in avanti per Recchia che perde il possesso del pallone, Recchia recupera il pallone da Simone, ma il pallone adesso finisce in rimessa laterale. Sempre Vincenzo, che ci sia una leggera reazione da parte dell'FC che insomma dopo 15 minuti è stato stordito letteralmente dall'aver subito due gol. Sì, anche se per la verità la nostra attenzione è colta da quello spettacolo che vediamo sul nostro orizzonte, una barca a vela bellissima che sta attraversando la parte destra del nostro golfo, mentre c'è una gara, una trial, credo si tratti di una gara organizzata dalle barche a vela, quindi dalla Lega Navale Italiana. Intanto il risultato fermo sullo 0-2 in favore del Manfredonia Calcio 1932 e quando siamo giunti al 20° minuto di gioco, passaggio per Trotta, il tiro, gol bellissimo questo gol di Trotta, siamo giunti al 20° minuto, Trotta direttamente in porta,
direttamente in porta. Trotta ha realizzato un gol di pregevole fattura. È uno spreco questo ragazzo per la prima categoria. Io ritengo che il gol di Trotta sia soprattutto un gol dettato dalla esperienza, dalla visione di gioco, dalla capacità dello stesso calciatore di non solo di impossessarsi della palla a quel modo, ma anche di dare del tu al pallone come solo lui sa fare. Beh, chiaramente evidente che questo sia un gol, lo avranno visto coloro che stanno seguendo questa diretta streaming su Mafedonia TV, un gol di pregevole fattura ed è un gol che fa parte del repertorio di questo calciatore che, ricordiamolo, ha sempre militato in categorie superiori. L'anno scorso giocava in eccellenza nel Barletta Calcio, dopo alcuni mesi di apparizione nel campionato nazionale di Serie D, sempre alle dipendenze della Mafedonia Calcio, e quest'anno ha deciso di sposare questo progetto scendendo di categoria. Beh, chiaramente è il marcatore, il capocannoniere di questa categoria, aveva segnato 17 reti, con questo migliora il suo score arrivando a 18 reti e questi sono ovviamente... Adesso c'è stato un tiro da parte di Michelino Laureola che veramente ha lambito il palo sulla destra del portiere Ciribe. L'avevamo detto che questo giocatore ha dei numeri e in ogni partita cerca di mettersi in evidenza e lo ha fatto. Questo è il primo tiro importante che l'FC ha effettuato nel corso di questo incontro. Quindi dicevo di Pasquale Trotta, che certamente il capocannoniere, ha dei pezzi importanti nel suo repertorio ed ha contribuito tantissimo alle vittorie, a sbloccare i risultati quando il Mafedonia Calcio aveva qualche difficoltà. Siamo arrivati quindi al 22esimo minuto del primo tempo, il Mafedonia Calcio 1932 sta conducendo per 3-0 sull'FC. Sì, 0-3 il risultato da parte del Mafedonia Calcio. Io credo che a questo punto sarà rallentato senz'altro il ritmo da parte dei calciatori sipontini, anche per evitare una goleada che possa poi risultare umiliante per i calciatori dell'FC. Almeno questo potrebbe essere il messaggio. Poi sappiamo benissimo, ci sono varie teorie, ci sta chi sostiene che comunque occorre continuare, perché nel calcio, anche continuando a giocare con lo stesso ritmo, praticamente si dimostra all'avversario di non volerlo umiliare, mentre dall'altra parte ci sta chi teorizza il fatto che a un certo punto ci si dovrebbe fermare. 0-3 il risultato, mentre adesso il portiere Ciribe che si è portato sul pallone per il Manfredonia, Daniel Ola per la squadra sipontina, per la formazione allenata da Agnelli. Il pallone adesso viene consegnato ai calciatori del Manfredonia Football Club, esattamente Lorito per la battuta di una rimessa laterale. Il passaggio coglie ben posizionato Spagnuolo, poi lamentano i calciatori dell'FC che vi sia stato un fallo nei confronti di Spagnuolo. Ancora Ola a liberare la propria area di rigore, ci sono state delle proteste, poi l'arbitro è intervenuto ad ammonire un calciatore dell'FC, esattamente Spagnuolo, il quale aveva protestato vivacemente. Quindi Spagnuolo ammonito esattamente al 24esimo minuto. Non abbiamo notato nella formazione del Manfredonia, neppure in panchina, la presenza di l'Annunziata. Sì, l'Annunziata è un calciatore infortunato e quindi è chiaro che il mister ha ritenuto di non doverlo convocare. Ma certamente adesso, Vincenzo, siamo nel mercato di riparazione, ha avuto quindi la possibilità Santoro, approfittando anche dell'assenza di l'Annunziata, di partire titolare dal primo minuto in questa gara. E beh, è chiaro che il Mafedonia Calcio da oggi in poi per 10 giorni, se non erro, dovrà operare anche sul mercato. Lo ha anticipato anche il presidente, il dottor De Nitis, che opererà questa società sul mercato per rinforzare la squadra. Credo che prenderà almeno 2 o 3
tre elementi, uno per ogni reparto, anche perché Vincenzo Lo Sly si è rinforzato ed ha ufficializzato l'acquisto di un importante attaccante. Parliamo di Mazzari, un calciatore proveniente dal Corato che ha segnato nel corso della sua carriera circa 200 gol. Sì, intanto è stato ammonito Recchia, calciatore del Manfredonia, da parte del direttore di gara. Questa ulteriore presenza nelle file dello Sly serve senz'altro a rinforzare lo Sly, ma serve anche a dimostrare che lo Sly teme molto il ritorno del Manfredonia. Come ben sappiamo, in classifica le due squadre sono appaiate, praticamente distanziano solamente di un punto l'una dall'altra, però sono appaiate nelle prime due posizioni, distanza che chiaramente può essere facilmente recuperata, distanza che mantiene in equilibrio, se vogliamo, questo campionato, quantomeno per le due squadre protagoniste, per quelle che fino a questo momento stanno dettando legge in questo torneo. Intanto Trotta ancora sul pallone, ha provato il passaggio per Santoro, poi un tentativo di intervento da parte di Simone, il pallone è stato deviato fuori, adesso sarà la volta di un'ulteriore rimessa in gioco da parte del Manfredonia Calcio 1932, quindi ci sarà la rimessa laterale da parte dei calciatori del Manfredonia, lo scambio che è avvenuto con Simone e Stoppiello, poi il tentativo ulteriore da parte di Trotta di agganciare il pallone, ma Trotta è stato anticipato Pasquale Trotta, che lo vogliamo ricordare, l'autore del terzo gol del Manfredonia. Adesso è la squadra dell'FC che sta giostrando, un passaggio all'indietro per il portiere Valente, poi ancora a Carrino, che è praticamente colui che ha avuto il dispiacere di segnare il primo gol in favore del Manfredonia, una autorete. Adesso l'FC porta di nuovo il pallone in avanti per una propria azione offensiva che parte da Castigliego a destra, il pallone a Lorito, poi anticipato Lorito e ancora la formazione del Manfredonia, la formazione ospite che libera la propria area di rigore con Ola. Ancora un batti e ribatti con Lorito, poi un recupero palla, uno scambio continuo fra le due squadre e adesso è Simone che ha provato a portarsi ad incunearsi in avanti e quindi ha recuperato un pallone. Siamo sulla linea laterale di sinistra, sul fronte d'attacco per il Manfredonia, la voragine all'indietro per il compagno di squadra Sementino, avanza Sementino, superato la linea mediana del campo, poi a destra nel tentativo di raggiungere Recchia non riesce, ma riescono invece i calciatori dell'FC a recuperare palla, commettono poi fallo, interviene il direttore di gara e consegna il pallone al Manfredonia 1932 per il fallo subito da Cicerelli, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Agnelli, il calciatore che si impossessa adesso si occupa della battuta e la voragine attende il piazzamento dei compagni di squadra. Siamo giunti intanto al 29esimo, parte il tiro in avanti, Trotta ha provato a voltarsi, Trotta avrebbe potuto direttamente calciare in porta ma ha provato a voltarsi, a effettuare una vera e propria mira, non è riuscito nel suo tentativo, il pallone è terminato in fallo laterale, un fallo che sta per essere battuto da Granatiero, quindi Granatiero si porta sul pallone per il Manfredonia. Siamo sempre sul fronte d'attacco in favore della squadra del Manfredonia, calcio 1932, il passaggio a Santoro, ma l'anticipo è da parte di Valente. Una gara che quando siamo giunti al 30° minuto sembra ormai destinata ad essere messa nel cassetto da parte del Manfredonia.
Manfredonia Calcio 1932. Antonio, a tuo giudizio, a tuo parere, potrebbe riaprirsi? No, Vincenzo, credo assolutamente di no. Credo che sia ben evidente la differenza tecnica tra le due compagini, cioè un Manfredonia Calcio che senza tanti affanni sta conducendo per 3-0 contro l'FC quando siamo al 31esimo minuto e non ha neanche accelerato tantissimo. Vi è un Manfredonia Calcio che è vero che milita nel campionato regionale di prima categoria, ma questa squadra per la intensità degli allenamenti e per la qualità dei calciatori che ha a disposizione, adesso stiamo assistendo a un'azione di attacco dell'FC, il pallone finisce in rimessa laterale, verrà battuta dal numero 8 spagnolo, ecco, battuta la rimessa laterale per Simone, ancora scambio tra i due, ma il pallone è recuperato dal Manfredonia che purtroppo il pallone finisce in rimessa laterale. Dicevo, vi è una grande differenza tecnica tra le due squadre, vi è l'FC che è stata costruita, è stata ripescata soltanto all'inizio del campionato, l'anno scorso purtroppo aveva finito il campionato in seconda categoria, e mentre l'FC e mentre il Manfredonia Calcio 1932 ha si costruito questa squadra per vincerlo il campionato ed è sta giocando un campionato soltanto con lo Sly, perché sono le uniche due squadre che si contendono il titolo, dietro vi è il vuoto, Vincenzo. Sì, in effetti c'è il vuoto, ovviamente facciamo gli auguri più sinceri soprattutto alla formazione del Football Club Manfredonia perché riesca a mantenere questa categoria, perché a seguito di questa probabile sconfitta si mette un po' male la situazione per l'FC. È vero che il campionato è lungo, però ci sono tante possibilità anche di recupero, però al momento la situazione diventa un po' compromessa per l'FC. Antonio. Certamente sì, credo che la classifica sia piuttosto eloquente, questa squadra, ove mai la partita dovesse concludersi oggi, sarebbe la sua quarta sconfitta consecutiva e la sua seconda sconfitta consecutiva in casa, per le trasferte le ha perse tutte, quindi è evidente che se questa società vorrà raggiungere la salvezza dovrà in qualche modo rinforzare la rosa a disposizione, altrimenti insomma vi è il rischio che anche quest'anno possa retrocedere. Beh, ovviamente noi speriamo di no, anche perché è vero che il commento lo stiamo facendo con un certo occhio di riguardo nei confronti del Manfredonia Calcio 1932, che in questo momento è il dante causa per Manfredonia TV, però è anche vero che seguiamo con molta simpatia questa FC, l'abbiamo seguita fin dal primo momento, abbiamo dedicato tantissimo spazio in occasione delle trasmissioni di Radio Manfredonia Centro, quindi è una squadra che ammiriamo e per la quale teniamo con tanta simpatia. Ma è chiaro, Vincenzo, era semplicemente per onor di cronaca e per coloro che ci stanno ascoltando e non soltanto quelli che ovviamente conoscono la storia delle due formazioni scese in campo oggi qui al Miramare. Noi nutriamo tanta simpatia per l'FC, è una squadra che è stata costruita all'inizio di questo campionato, doveva ripartire dalla seconda categoria, poi è stata ripescata in prima categoria e certamente questa è una società che sta facendo degli sforzi per comunque tenere la squadra nel campionato regionale di prima categoria e noi auspichiamo ovviamente che la squadra riesca a salvarsi. Credo che vi siano tutti i presupposti, nulla è compromesso e certamente oggi questa gara non fa testo, anche perché l'FC affronta il Manfredonia Calcio 1932 che è secondo in classifica soltanto ad un punto dallo Sly e quindi ci sono stati investimenti differenti tra le due compagini. Tra le due compagini intanto vogliamo anticipare sempre a titolo di cronaca che fra qualche settimana il Manfredonia Calcio in particolare inizierà a disputare le proprie gare
in notturna, quindi probabilmente dopo le 17:30 sta per essere ripristinato l'impianto di illuminazione, per cui vi sarà nelle prossime settimane il collaudo, quindi non è escluso che già dalla prossima partita casalinga si possa avere questa bella notizia della possibilità che il Manfredonia Calcio riesca a disputare le proprie gare alle ore 17:30, quindi in un orario più consono per Manfredonia, che almeno negli ultimi anni è stata abituata praticamente a partite disputate in notturna rispetto all'orario non certo comodo delle ore 14:30, così come è iniziata oggi la partita. Intanto Antonio Simone in area di rigore non riesce ad agganciare il pallone, hanno la meglio i calciatori del Manfredonia Calcio 1932, adesso colpisce di testa Santoro, poi trotta a impossessarsi del pallone, ha provato a passare a Recchia ma non è riuscito il passaggio a Recchia, passaggio effettuato male da parte di Trotta, poi ancora il Manfredonia adesso sempre con Recchia che riparte sulla lungo linea di destra, il passaggio a sinistra velocemente per Stoppiello, poi Stoppiello è anticipato, è stato anticipato Stoppiello, applausi per le due squadre in campo, un'ulteriore azione da parte del Manfredonia adesso con Cicerelli, il pallone termina fuori dal rettangolo di gioco, quindi ci sarà senz'altro qualche novità nelle prossime giornate come anticipato, soprattutto in funzione dell'orario di disputa delle gare casalinghe del Manfredonia Calcio, con questa notizia che stiamo dando con largo anticipo del probabile ripristino entro pochi giorni dell'impianto di illuminazione del Miramare. Ciò permetterebbe alla formazione di casa, il Manfredonia Calcio, ma probabilmente anche alle altre compagini che giocano o che svolgono attività qui sul rettangolo di gioco del Miramare, di poter usufruire dell'impianto di illuminazione che permetterebbe una migliore visione del gioco. Beh, questa è una grande novità, poter disputare le gare casalinghe del Manfredonia Calcio 1932 alle 17, così come avviene per lo SLAI. Sai Vincenzo, noi siamo stati lì per fare la telecronaca della partita, è affascinante poter assistere alle gare alle ore 17 in notturna, e quindi questo è anche perché si consente a coloro che sono poi interessati al calcio professionistico, che si disputa alle ore 15 la Serie A, quando terminano le gare della Serie A, di poter assistere eventualmente anche alle gare dilettantistiche, tra cui anche quella del Manfredonia Calcio 1932. Quindi accolgo con tanto favore questa possibilità che il Manfredonia Calcio 1932 sta offrendo ai propri tifosi. Ricordiamo, pare che sia stato proprio la società che abbia, diciamo, provveduto a sistemare l'impianto di illuminazione che oramai da tantissimi anni non era assolutamente efficiente. Intanto siamo giunti al 39esimo, vogliamo nominare Andrea Colaianni che è l'operatore che ogni tanto lo dimentichiamo, vogliamo ricordare l'altro operatore Dino La Torre, il quale poi entro le prossime ore ci delizierà con il suo commento di 3 minuti sulla partita, con azioni in progressione, soprattutto le azioni più importanti sempre su Manfredonia TV, mentre c'è un tiro in porta, bel gol di Simone, un gol che non si tratta di Simone Antonio, si tratta di Accarrino. Beh, un gol veramente di pregevole fattura, Accarrino che purtroppo
aveva portato in svantaggio la propria squadra con quel colpo di testa al primo tempo, che aveva consentito al Manfredonia quindi di passare in vantaggio, e adesso ha cercato di rimediare tra virgolette all'errore segnando il gol del 3-1 per l'FC. Gianluca Carrino ha realizzato un gol bellissimo. Ricordiamo che questo è un atleta che proviene dal calcio a 5, ha militato nella Futsaldonia, ha militato nel SIM Manfredonia, all'epoca si chiamava MF Manfredonia Calcio a 5, e adesso quest'anno, così come dall'altra parte Raffi Lupoli, è andato a disputare la sua attività agonistica nel calcio a 11. Antonio, questi calciatori che provengono dal calcio a 5 e che, come la scorsa settimana Raffi Lupoli, adesso Gianluca Carrino ha realizzato un gol di pregevole fattura. Ci può essere questa combinazione tra calciatori di calcio a 5 e calciatori di calcio a 11? Questi si sono molto ben adattati. Beh, certo, si sono molto bene adattati. Beh, era accaduto anche per il Milan, aveva un terzino, adesso non ricordo il nome, forse Serginio, non lo ricordo, sì, probabilmente proprio lui, che dal calcio a 5 del Brasile, squadra di Serie A, poi era approdato al Milan, era stato notato da qualcuno per la sua velocità e per le sue qualità tecniche, e quindi lo avevano portato al Milan Calcio. Anche i calciatori del calcio a 5, quindi di Manfredonia, sono calciatori che hanno delle grandi qualità tecniche e hanno deciso quest'anno di provare l'esperienza del calcio a 11. Ecco, non so se questa esperienza sarà definitiva, però è evidente che questi hanno portato certamente tanta qualità alle rispettive squadre. Adesso in questo momento è tornato in possesso il pallone Ciribe, che lancia lungo in avanti per Pasquale Trotta, che controlla la sfera di petto, purtroppo la controlla malamente, il pallone termina la sua corsa oltre la linea di fondo per un calcio di rinvio che sta per essere battuto dall'estremo difensore dell'FC Valente. Ecco, siamo arrivati al 42esimo minuto del primo tempo, il l'FC è sotto di 3 gol, quindi 3-1 per il Manfredonia Calcio 1932 sull'FC. Adesso sta giocando il pallone Simone tra due avversari, ancora Simone raccoglie gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti. Michelino La Torre, ola ola per Stoppiello, sbaglia il passaggio Stoppiello e fortunatamente la sfera torna in possesso dell'estremo difensore del Manfredonia Ciribe, il quale aspetta. Quindi ancora due minuti al termine di questo primo tempo, poi vedremo se il direttore di gara assegnerà qualche minuto di recupero. Il pallone tra i piedi di La Boragine, ancora indietro per Sementino, Sementino per Ciribe, sbaglia il controllo del pallone Ciribe, voleva lanciare lungo ma purtroppo mette il pallone in rimessa laterale che sta per essere battuto dal numero 11 dell'FC. Due palloni in campo, adesso l'arbitro non ferma il gioco, come da regolamento questo pallone non è determinante, quindi non intralcia assolutamente il gioco. Adesso comunque chiede ad Ola di intervenire, quindi un pallone viene, Ola mette il pallone oltre la linea laterale. Ecco, Vincenzo, ci sta seguendo anche Domenico Petrangelo, che chiaramente noi salutiamo, ed è il responsabile della pagina Facebook Manfredonia Calcio, Manfredonia 1932 SSD, e quindi puntualmente ogni domenica che siamo in trasferta segue le nostre dirette in streaming sul canale www.manfredoniatv.it, e anche oggi ci sta seguendo qui dal Miramare. Vincenzo, volevi salutarlo? Sì, sì, un saluto caro, affettuoso a Domenico Petrangelo, davvero grazie per tutto quello che fa in favore dei colori biancocelesti. Il suo lavoro è un lavoro eccezionale, un lavoro da ammirare, e tutti siamo affezionati a questa pagina gestita da lui sul profilo Facebook, in cui ci delizia molto spesso con notizie riguardanti il Manfredonia, ma anche notizie che riguardano
riguardano gli sport locali. Grazie ancora a Domenico Petrangelo, un vero tifoso, un tifoso di Serie A. Intanto siamo arrivati al 45esimo minuto, ci siamo con il tempo, siamo in fase di recupero a questo punto. L'Auriola, Carrino, lo scambio, poi il pallone che va nella zona di cerchio di centrocampo, aggrediscono Santoro, il quale adesso ha provato a scavalcare il portiere vitulano, però si è infortunato Santoro, sembra che si sia fatto male, si lamenta Santoro. A parere di Antonio Castriotta ci potevano essere gli estremi per una punizione, per la massima punizione, Antonio. Sì, diciamo probabilmente sì, mi pare che vi fosse stato il contatto tra Matteo Santoro ed l'estremo difensore Valente, quindi probabilmente vi erano gli estremi per la concessione del penalty da parte del direttore di gara, che ha lasciato proseguire probabilmente anche alla luce del risultato. Però questi ultimi 5 minuti abbiamo visto un FC più propositivo. In questo momento arriva il fischio da parte del direttore di gara che decreta la fine di questo primo tempo. Dicevo, abbiamo visto in questi ultimi 5 minuti del tempo regolamentare un FC più propositivo, quindi un FC che dopo la segnatura del suo gol da parte di Accarino si è riversato nella metà campo avversaria, ha cercato anche con Michelino Lauriola di segnare e quindi di rendere un po' più pericolosa la manovra dell'FC. Ecco Vincenzo, si è concluso questo primo tempo. Sì, vogliamo ricordare intanto, Antonio, i gol così come sono stati realizzati. Al quinto minuto c'è stata l'autorete di Accarino con il gol a questo punto realizzato nella propria porta, il Manfredonia Calcio è andato in vantaggio. Poi Ola al quindicesimo ha realizzato il secondo gol, Trotta direttamente in porta il terzo gol e al quarantesimo il gol di Gianluca Carrino. Il risultato del primo tempo si conclude con il risultato di 1-3 in favore del Manfredonia Calcio 1932. Quindi concludiamo questa prima frazione di gioco con questa telecronaca e ci sentiremo fra qualche istante per il secondo tempo.